sole rosse. È stata la fanese Stella Baioni, di 15 anni, con la canzone Peter Pan, a ricevere lo storico trionfo dell'edizione speciale del Gallo d'Oro di Petriano, seconda capitale della cultura, in occasione del progetto 50x50 Capitale al Quadrato di Pesaro, che farà diventare a turno capitale per una settimana ben 50 comuni della provincia pesarese. Tra i diversi appuntamenti musicali ed enogastronomici organizzati per l'occasione, quello di sabato scorso, con la storica manifestazione Canora, uno dei festival più antichi del centro Italia, nato nel 1966 e dedicato ai giovani talenti. Presenti all'evento il consigliere regionale Baiocchi, il sindaco di Pesaro Ricci, il vice sindaco Vimini e il sindaco di Petriano Fabrizioli, che ha ricordato l'importanza del lavoro di squadra e sinergia tra i vari enti istituzionali. Sindaco, grazie ad un lavoro di sinergia siete riusciti a far sì che anche Petriano sia nei 50 comuni di Pesaro Capitale della Cultura. Sì, ringrazio innanzitutto il comune di Pesaro per la bellissima idea, iniziativa, un'idea vincente partita 2 anni fa a cui abbiamo subito aderito, e soprattutto con grande partecipazione non solo del Comune, anche della Proloco ed anche delle associazioni qua in paese. Siamo pronti, questa sera è la seconda serata e c'è grande attenzione da parte di tutta la comunità e non solo. Organizzatore dell'iniziativa, l'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, sempre attivi per valorizzare e far scoprire le bellezze del luogo. Barbara, un orgoglio essere nel progetto 50x50 Capitale al Quadrato. Un orgoglio molto grande, spero trapeli il nostro entusiasmo che abbiamo nel realizzare questo progetto, perché comunque ci è piaciuto da subito e ha reso tutti i ragazzi orgogliosi di farne parte comunque. E abbiamo presentato ieri la prima parte, quella un pochino più storica degli eventi, e stasera quella vera e propria del nostro festival, che è il fiore all'occhiello della nostra manifestazione, del nostro lavorato di tutto l'anno. Un Gallo d'Oro che è iniziato dal 1966. Esattamente, quest'anno raggiungiamo la 52esima edizione. Poi la prossima edizione sarà nel mese di luglio? Sì, è a luglio, 24, 25, 26 luglio. Oltre ai cantanti, all'evento hanno partecipato il corpo di ballo Le Farfalline e il sassofonista Maffei, che ha incantato con le sue note il pubblico in sala. Xavier, che cosa significa essere per lei qua stasera? È un'emozione vedere i ragazzi che seguono una passione e un sogno. Sono stato in passato presidente di giuria e oggi sono qua in qualità di ospite e sono sempre onorato e orgoglioso di essere in questo importante Festival Canora. Scappo dall'essere grande, ho provato a nuotare tra gli altri e vivere il giorno tra impegni e ritardi.